Eccolo, eccolo. Questo rumore. È una centralina, qualcosa che gira. Ma cosa è successo? Eccoci qua, questi sono i sotterranei del cimitero. Però potrebbe anche essere che di là hanno chiuso perché qua sotto, l'ultima volta che sono stato qua, ho trovato delle cose veramente strane. Cioè, mi era capitato di trovare dentro delle tombe così, dei giacigli di gente che viene a dormirci. Terribile, Poi c'è un cattivo odore. C'è proprio un cattivo odore qua. Non è proprio un'aria proprio salubre. Ma senti che puzza! c'è qualche animale morto. Ogni tanto c'ho delle tombe aperte. Chissà se le hanno aperte quelli del cimitero o qualcun altro, ma Penso non. di sì, Ma sì, penso di sì, dai. Sì, senz'altro, come avrei messo i mattoni apposta. E qui cos'è successo? Qui c'è stato un crollo. Guarda qua. C'è stato un crollo. Il Si è spaccato pavimento è un tutto. pavimento che è Mamma gonfiato, mia. è il pavimento. Guarda che roba. Questa è un'uscita. Dice. Però noi andiamo avanti adesso. Facciamo ancora un bel pezzo, vediamo se ci sono delle cose particolari. Sì, stranamente i binari arrivano fin lì. Però queste Guarda cose qua, qua guarda che qua. tu Guarda dici. qua che si stacca tutto. È tutto rovinato. 1000, guarda qua. 1907. Nata a Verona, crudelmente rapita dall'affetto desolato consorte e parenti. Ma già anche Non quello, ci credo. Egri Herbstein Ma Ernesto. allora, ma è un caso incredibile, perché non siamo. Evidentemente sì, non me Noi prima l'aspettavo. siamo andati prima Abbiamo al. visto il mausoleo, No, il siamo andati monumento. al monumento prima. Ma qui noi siamo andati per caso e abbiamo trovato Forse erano questi? delle Anche questi, vittime guarda qua, di quando il coperti. Torino è caduto. E Questi sono qua, tutti sepolti qua 4 maggio, sotto. Ma è la cosa incredibile che ma noi no. non l'abbiamo Mazzola programmato. Mazzola Valentino! Eh Valentino! sì, e sono proprio loro. Solo l'hanno sentito nominare Ah, è anche. famosissimo. Questa qua era manca, vedi, 33 anni. No, Cioè, ma di pensate, grazia. la moglie è mancata nel 2009. No, ma questa è una cosa stranissima perché noi siamo venuti qua sotto non con lo scopo di trovarli. Prima abbiamo visto il monumento del Torino e poi siamo andati avanti. Siamo scesi qua sotto senza programmare, nel senso che siamo andati di qua. E quante possibilità c'erano che li trovavamo? Nessuna. Cioè, così, se non ci sono indicazioni, come fai a saperlo? Beh, andiamo avanti. Abbiamo Andiamo. ancora tantissimo Questo. da vedere, però vedete, nei sotterranei non c'è nessuno. Vedete, non ci viene nessuno qua sotto. Però se cercate bene potete trovare un sacco di cose strane. Adesso io ogni tanto mi fermo per guardare in giro, perché ogni tanto magari c'è anche qualche personaggio storico dimenticato. C'è un silenzio di tomba, possiamo dirlo tranquillamente. E non abbiamo ancora incontrato anima viva qua sotto. Guardate qua, hanno messo questi puntali perché sta per crollare tutto. Qui ci sono anche delle infiltrazioni abbastanza importanti. Comunque qua c'è un'altra uscita, credo. Però possiamo anche girare da questa parte di cui si esce. Vediamo un po' dove possiamo andare. Cos'è sta porta? Oh signore. Se sono un locale Che puzza! Ah, il sottoscala. Ma qui ci ha dormito qualcuno, eh. Ma questa è una zona proprio abbandonata. Non la usa più nessuno da un bel po'. Ci sono un sacco di cose lasciate qui. Madonna, l'unica cosa un po' moderna la scopa di secchi. c'è una puzza di Cose escrementi. vecchie. Ma anche di escrementi, chiudiamo solo. Porta anni 30. Andiamo da questa parte però.
guarda qua questa tomba qua. Mamma mia. Ci hanno buttato delle ghirlande di Natale. Sì, penso andare a dormire lì. Tanto guardate il soffitto com'è tutto ammuffito. Però curioso che abbiano messo, sai cosa, le luci a LED. Hanno messo le luci a LED. Ah. Cos'è questo? È una pianta finta. Strano. 1800. 1888. Ah, sono di metallo! Sono di metallo, non sono in plastica. E quello lì è 84 anni. Ma queste foglie sono di metallo. Ma sono dell'800. Se vede, una volta le facevano anche. Cosa strana. Perpetuo. Tutti perpetui. Aspetta. Non sento neanche più rumori di macchine. Non sento neanche più rumori di macchine, di persone. Cioè non sembra neanche siamo più di essere a Torino. Un'area coperta dai rumori, coperta. Ma non sembra neanche più di essere a Torino. Cioè stranissimo. Guarda lì, gli anni 18. Lì c'è una scritta, loculi perpetui, una scritta dell'Ottocento quella. Guarda che strana struttura, scultura, in legno, tutta in legno, 1800. Tutta distrutta, guarda che roba. E questi sono, questo qua... Perché la maggior parte dei defunti al massimo si arriva... L'ottocentesca, o è dell'Ottocento o di inizio Novecento. È una roba pazzesca. Questa è arte proprio dimenticata. E questa zona non se la, calcola nessuno, ma nessuno si calcola questa zona. Tutti quanti calcolano la zona monumentale, bella fuori. Ma questa parte nessuno no. Viene mai a vederla. Ci va anche un minimo di coraggio. Poi vedete, ci sono un sacco di personaggi storici anche. Questa roba. Rifiuti un sacco, no? Non toccare neanche. No. Infatti, chissà cosa c'è. Meglio non farsi domande. Qua sotto veramente è peggio di un posto abbandonato qua, eh. Guardate quanta acqua terra. Quindi infiltrazione regna è là di sopra. Un tenente. Qui non c'è neanche più l'illuminazione. No. Cioè mi chiedo i parenti che hanno qualcuno qua, come fanno? Non ci sono neanche. Non ci sono neanche i fiori. No, hai notato? Qua, mi sa che tutte dell'Ottocento sia. Però qua c'è uno del 2019, 2006, 2000, quindi vedi. Qualcuno. Cioè questo qui l'ha sepolto nel 2019 e nessuno è più andato a trovarlo. Cioè qua veramente è un posto abbandonato a se stesso. Io sono senza parole, eh. Te l'aspettavi una cosa così? Ma più si va indietro nel tempo e più è possibile. Sì, e più è possibile. Guarda qui, un cavaliere. Che strano che c'è un gioco. Qualcuno che ha lasciato. Cosa strana. Lì la cavaliera Angelo. Un nipote, ma è strano perché... No, 72 anni aveva. Sì, ma è strano che sia un gioco. E qui c'è qualcun altro che non si legge neanche più, guardate, seppellito dalle sabbie del tempo. Proprio così, ma più si va indietro nel tempo più è così. Quindi sì. Non viene più nessuno dopo 100 anni. Birago di Vische, una famiglia importantissima. Mamma mia, nel Medioevo... Avevano tanti di quei castelli, Birago. Birago, ma l'ho già sentita nominare. Birago sì. Molto importante. Vedete comunque, famiglia importante, storia importante, però alla fine la sorte è uguale per tutti. E poi qua sotto evidentemente dopo un po' nessuno più voglia di venire. Compositore, direttore del Conservatorio di Musica Giovanni Verdi di Torino. È stato direttore del Conservatorio di Musica da 40. Deputato al Parlamento 1848-49. Consacrò l'intera vita in opere di beneficenza nel culto delle lettere e delle belle arti. E qua sotto c'è una signora morta nel 2008. Queste qui più recenti le censure.
futuro, ovviamente. Però strano, vedi, anche questa l'hanno proprio dimenticata, perché... Ma il fatto è che mettere dei fiori qua, sai qual è anche il problema? Guarda lì, sta pure aprendo la tomba, guarda lì che si sta aprendo. Ma poi sai perché non metto dei fiori, un'altra ragione? Perché qua non c'è luce. Guardate laggiù cosa c'è. Ossario per infanti. Per i bambini, ah, è lì. Ma questo è ottocentesco. No, gli altri no, gli altri sono tutti... Ma guarda là! Vogliamo andare. Certo che senza luce qua non puoi. Guarda qua, guarda! No, guarda qui! Guarda! Cosa simboleggia? Lì è ricorto. Ma è vecchissimo. Sì, sì, ma... Ma è del 1900. È un'opera d'arte questa, eh. Ma ti faccio notare che all'interno ci sono dei fiori secchi. Sì, 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 sì. Di inizio Novecento. Novecento, pensate. Cioè, tu pensa. Qui continua, ma non finisce mai. Qui c'è una porta blindata, non è che rimaniamo chiusi? Abbiamo ancora un'ora. Ma qui si va ancora sotto, com'è possibile? Abbiamo ancora un'ora. Abbiamo ancora un'ora e poi ci chiudono. Quindi dentro. Forse meglio. Andiamo qua sotto. Ma vediamo quello che possiamo vedere ragionevolmente. Ma guarda, qua i fiori, vedi? Ma... Qui c'è, le luci ci sono. Siamo un po' più in basso, qua. Certo, venisse un terremoto che ci seppellisce, qua non ci può. Vabbè, siamo in buona compagnia, guarda. Io ho più paura dei viventi. Ma infatti qui si sta molto tranquilli, in realtà. Io non ho paura. Cioè, più che altro, non so, magone, non so spiegare. No, perché sono storie di persone che hanno vissuto una vita. Chi ha vissuto una vita bisogna onorarli. Guarda qui, perpetua, ma non c'è scritto nulla. Guardate qua che infiltrazioni d'acqua, tutto marcio. Guarda, questo qui è dell'88, adesso è ancora lì, ma... Cioè, è morto un anno prima della mia nascita, questo. Senti il rumore, senti? Sì, sì. Shh, silenzio. Si sente l'acqua cadere dal soffitto. Ma questa è una zona più nuova, sai? Questo è un vicolo cieco. Questo è il carrello per trasportare le bale. Però lasciano tutto qui così che... Guardate, non ci viene nessuno. Però potrebbe ancora essere utile. Lo useranno ancora, penso. Guarda qua che c'è stato un crollo, guarda qua. Abbastanza recente. Contessa Fortunata Avena, vedova di Racconigi, di sua DSC, cosa vuol dire? Finisce mai. Prima o poi finirà. Immaginare anche solo le storie del passato, no? Che hanno avuto queste persone. Che freddo che fa qua sotto. Allora, di qua c'è un'uscita. Io non la vedo l'uscita. Ma forse anche di qua c'è l'uscita. No. Qui è una zona un po' abbandonata, guarda che roba. Guarda qui l'impianto elettrico com'è sceso giù. Non è neanche da toccare, lì. Infatti. Non vorrei. No, perché qua funziona qua, quindi. Che cos'è quello? È un vaso di fiori. Sì, ma deve essere dei fiori però. Ma è vecchissimo. Guarda qui, tutto in rovina. Non si legge più niente. Stiamo camminando non so da quanto qua sotto, io mi sono pure dimenticato che cos'è la luce del sole. E non sappiamo neanche dove ci troviamo. Cioè guarda lì, guarda che bella!
Sai che l'uscita è di qua, l'uscita è questa. Non abbiamo idea di dove siamo. Ah, ok, speriamo sia aperto. Sì. Non è che ci hanno... Spero che mettono l'uscita poi è chiusa. No, non è che ci hanno chiuso fuori, cioè dentro in realtà, non fuori, ci hanno chiuso dentro. Ok, aperto. Un attimo pensavo ci avessero chiuso, ma a parte che... pesantissimo sto cancello. Questo si vede anche da molto lontano, eh. Forse una delle tombe più visibili di tutta Torino.